questa autorità nazionale dei trasporti qualche dubbio ce l'ho, voglio vedere quali sono le norme che regolano l'attività di questa autorità. Pensare di governare da Roma tutto il sistema dei taxisti in tutta Italia, che sono sistemi assolutamente diversificati, qualche dubbio me lo solleva. Ecco perché io ho presentato a Passera il modello Lombardo. In Lombardia circolano oltre un quarto di tutti i taxi che circolano in Italia, con perfetta soddisfazione non solo dei conducenti di taxi, ma anche dei cittadini, perché abbiamo gli indici di qualità e di prezzo migliori di tutta Italia. L'autorità nazionale dei trasporti potrebbe riconoscere che in Lombardia abbiamo già avviato da anni un sistema di liberalizzazioni, che questo sistema funziona, che ha prodotto dei risultati di qualità superiori rispetto a tutto il resto d'Italia. Noi per esempio l'extraterritorialità l'abbiamo già stabilita da 10 anni. Se il comune di Roma e il comune di Fiumicino non vanno d'accordo, potrebbero prendere esempio da quello che succede in regione Lombardia, dove tutti i comuni hanno firmato con la regione un accordo e sono pienamente soddisfatti. Quindi se il governo vuole fare l'autorità nazionale dei trasporti, la faccia, ma questa autorità riconosca che in Lombardia le cose già vanno bene.